Direttore, un buon galoppo con il Napoli, ovviamente il risultato non fa testo, però per il Pescara è sicuramente un passo positivo in avvicinamento alla stagione che conta, alla Coppa Italia e poi al campionato. Sicuramente positiva perché abbiamo fatto un ottimo allenamento, no? È un test importante, il Napoli è una squadra di Serie A, insomma, è una squadra molto, molto importante, quindi che fra una settimana inizia anche a giocare, quindi sapevamo di essere molto più indietro, sicuramente noi siamo in Serie C, loro in Serie A, quindi le difficoltà sapevamo che ci sarebbero state tante. Abbiamo fatto veramente un buon allenamento, sono contento, dispiace che qualcheduno non ha potuto giocare perché ha avuto qualche problemino fisico, però un buon allenamento. Manca ancora qualche pedina per il Pescara, soprattutto a centrocampo, si parla di Derisio, ci sono anche altri nomi, anche in attacco, insomma siete consci che ci sono ancora degli elementi che mancano nello scacchiere biancazzurro? Sì, sì, sicuramente altri 2-3 giocatori arriveranno e siamo convinti che faremo un ottimo campionato. Melano e Busellato non convocati per questa amichevole, i giocatori partiranno se ci sarà la possibilità? Se ci sarà la possibilità, sì, se non ci sarà la possibilità, no, magari uno dei due partirà, uno rimarrà, dipende, però sicuramente anche quando fai le partite queste amichevoli, campionato, quello che è, ci vuole tutta gente convinta che sia attaccata a questo progetto, altrimenti non ha senso insomma far giocare determinati giocatori. I giocatori non sono convinti di restare da quel che si è capito? Non sono convinti, i giocatori sono qua da qualche anno, noi vogliamo cambiare il più possibile e vedremo se ci sarà l'occasione, bene, altrimenti rimarranno a Pescara. Direttore, per chiudere è arrivato Di Gennaro, ma probabilmente voi siete alla ricerca anche di un altro portiere, la strada che porta a Pigliacelli resta ancora aperta? Ma io penso proprio di no, è arrivato Di Gennaro e abbiamo scelto Di Gennaro, che poi conosce anche bene come gioca il mister, perché è stato un suo giocatore a Catanzaro, quindi siamo contenti di aver preso lui e non vedo, anche perché dietro poi c'è Sorrentino che è veramente un 2002 che poi esplode da un momento all'altro.